Se passa abbastanza tempo perché la tua pazienza come content creator si esaurisca, fallirai su YouTube. Tutto questo lavoro che ci stiamo creando richiede tempo e il nostro compito è decidere come usare il tempo che abbiamo in modo saggio. Ok, tutto questo è diventato un po' troppo intenso molto velocemente, quindi passiamo ad alcune applicazioni pratiche su come ottimizzare, risolvere o capire quando è il caso di smettere. Il punto è assicurarci di fare e applicare le cose abbastanza rapidamente per il nostro tempo e soprattutto per la nostra pazienza limite. Ecco quindi alcuni errori e segnali che ci portano al fallimento e infine alla chiusura di un canale YouTube. Il tasso di apprendimento non è abbastanza alto. Non si tratta solo di fare azioni, di fare qualcosa, si tratta di fare le azioni giuste su YouTube per ottenere risultati, ok? Molte volte arrivano persone da me e mi dicono in realtà tramite Instagram, mail o sito internet: Luca, guarda, ho pubblicato 10 video in un mese, sto producendo un sacco ma non succede niente di interessante. Oppure: Luca, perché i miei shorts vanno male e non fanno views? Vedo gli altri che vanno virali e fanno un sacco di milioni di visualizzazioni. 9 volte su 10 quando guardo quel canale riesco a vedere chiaramente che il tasso di apprendimento, ossia l'evoluzione e la crescita del canale, in realtà non c'è. Non si tratta solo di fare le azioni giuste, si tratta di fare le azioni giuste nell'ordine giusto e al giusto ritmo. Il termine su cui dobbiamo soffermarci qui è il tasso di apprendimento, perché è quanto più rapidamente stiamo imparando le cose giuste per poterle applicare. L'applicazione arriva per step un po' più avanti in questo video, ma l'apprendimento è così importante che molte persone con cui parlo stanno solo facendo azione dopo azione dopo azione e non sembrano capire. Il canale non sembra crescere come vorrebbero e non funziona, vi suona familiare? Quindi se state vivendo questo, soprattutto se vi sentite frustrati, è molto probabile che il vostro tasso di apprendimento non è abbastanza rapido. Ho lavorato con molti clienti nelle ultime settimane e sono così orgoglioso di loro per aver cercato aiuto, davvero. E sì, perché va al di là del soldo, del guadagno, perché molti content creator su YouTube, l'aiuto di cui hanno veramente bisogno è una prospettiva esterna, un esperto, qualcosa del genere, una persona un po' più esperta di loro, che guardi a cosa stanno facendo, ponga domande specifiche e ottenga risposte a quelle domande, in modo tale che il creator in questione sia in grado di seguire il giusto percorso di crescita e, come dicono in inglese, il famoso motto è il work smart, not hard. Per alcuni è cercare semplicemente aiuto e parlarne con qualcuno a livello proprio mentale, per altri potrebbe voler dire capire meglio le analytics e come funzionano i video, come YouTube raccomanda i video, come interpretarli. Insomma, già discuterne con qualcuno che su base regolare analizza canali o il proprio canale e parla con molti creator è una via rapida per capire subito quali sono i problemi principali del vostro canale. E qua non parlo di views, iscritti, ma parlo anche di rendere sostenibile un'attività, cosa che molte persone non pensano. Tanti pensano alle views e le views porteranno soldi, ma non è così, non è assolutamente così. In parte lo è, ma per numeri e casi molto isolati. Quindi il successo è la sostenibilità di un progetto, quanto ne vale la pena investire un'ora, 2 ore, 10 ore del nostro tempo in termini proprio di ritorno, anche banalmente monetario, di un progetto YouTube. Sempre nella parentesi di apprendere di più e applicare quello che si sta imparando in maniera efficace, c'è un trucco della nonna che forse tantissimi vi avranno detto, ma non volete ascoltare. Se siete qua e pensate che quello che sto dicendo si applica a voi. Se sostituiamo il tempo di svago sprecato a scrollare social media, migliorando invece le nostre capacità come scrittori, videomaker, editor e marketer, ecco, questo può impattare così drasticamente sulla nostra crescita da diventare incredibile. Può impattare talmente tanto da crearci un vero e proprio lavoro nel digitale e lasciare quel lavoro palloso di cui vi lamentate con amici o amiche tutti i giorni, no? Mr. Beast, che fa milioni di visualizzazioni, per un periodo ha mangiato, respirato e cagato YouTube, scusate appunto la parola, ma elaborando strategie, testandole, fallendo e migliorandosi, è riuscito a diventare quello che è tuttora il canale più grande in assoluto al mondo. Per me personalmente una delle cose che ho trovato estremamente efficace è avere sempre una risorsa di apprendimento a disposizione, oltre al parlare, quindi con qualcuno apprendere da altre persone. Ci sono anche fonti, diciamo, on demand, senza avere una persona, un interlocutore direttamente. Nel mio caso ho trovato che i podcast e gli audiolibri funzionano molto bene. Ogni settimana macino quasi 15 ore di podcast in lingua inglese che parlano di creator economy, parlano di semplicemente YouTube, di strategie per YouTube e di grandi creator. Questo per trovare
spunti creativi e migliorare anche il mio canale, il mio progetto. È sicuramente una cosa importante da fare nel vostro settore, potrebbe essere un corso, potrebbe essere un podcast, altri video su YouTube. Ci sono davvero tantissimi modi per apprendere al posto che sprecare tempo, e cercate di farlo il più possibile. Non vi sto dicendo di abbandonare completamente qualsiasi forma di socializzazione o di intrattenimento, ma limitatelo, perché sicuramente ne state facendo troppo. È così. E fin qui tutto bello, no? Luca, sei bravo a parlare, bla bla bla, grande, ok? Ma c'è un sentimento che è comunque inevitabile quando si comincia a pubblicare video su YouTube. Il mostro del fallimento, quella sensazione fastidiosa, irritante, che ci entra nel cervello e ci dice non funzioni. Spesso arriva da input esterni, ma tante volte senza neanche un commento negativo ci sentiamo di cacca perché i numeri non ci soddisfano, i soldi non entrano e nessuno ci caga. Mi rendo conto che questo potrebbe suonare molto cliché, ma trovate un modo per allontanare la negatività. Il mostro del fallimento, così lo chiamiamo in questo video, arriva e si insinua lurido, no? Proprio da farci pensare, ah, potrebbe essere vero. In realtà quello che hanno detto su quel commento di negativo su di me è vero, non sono quello che dico di essere. Oppure, ah, questo video è andato male, basta, dai, mollo tutto, che cacchio sono qua a fare, a sprecare tempo, no? Date un nome. Mostro del fallimento, o dategli il nome che volete, chiamatelo Pino, Gianni, quello che volete. Hai rotto il cazzo, questo dovete dire. Basta, fuori dalle balle. È solo pensando a questa cosa che riusciamo a farci una risata, in realtà, e pensare al prossimo video e a capire quando è tempo di disinstallare magari YouTube Studio dal telefono, perché lo guardiamo troppo e ci manda male il cervello. Ragazzi, dobbiamo cercare di essere più indipendenti da queste cose. Cercate di vivere YouTube in maniera il più possibile serena, tranquilla. Deve essere qualcosa che fate col cuore, con la voglia di fare. Ci sta il momento negativo, ma non dovete viverla completamente in modo negativo. Pensare in questo modo mi ha aiutato enormemente, proprio a livello di salute mentale. La ricerca delle views e i soldi ci annebbia in modo allucinante, tanto da farci dire no, non ne vale la pena, pianto lì. Dobbiamo imparare a digerire questa negatività e trasformarla in energia positiva. Spesso il commento critico, il video 10 di 10, sono dei segnali che dobbiamo cogliere per aumentare il nostro tasso di apprendimento, tornando al discorso di prima, e diventare migliori creator. Questi video che vanno male e questi commenti negativi possono essere utilissimi anche quando sembrano dolorosi al momento. Ci rendono in realtà più forti, ci temprano in un certo senso, ci danno una chiarezza e ci danno anche la spinta che, se sfruttiamo bene, può darci davvero risultati incredibili. Ora bene, come faccio a trasformare questa negatività e anticipare il fallimento e cambiare completamente la mia vita, la mia carriera su YouTube, no? È difficile prendere l'apprendimento e trasformarlo in saggezza. Questo è un dato di fatto, lo so per certo, quindi non è così semplice come sembra. Non è che dici, ok, questo commento negativo, no, dai, mi deve dare la forza per fare il video migliore. Sì, ok, ma non vuol dire niente. Vi porto l'esempio di un mio cliente, Catalin. Lui ha un canale che parla di fiscalità e finanza personale. Recentemente i suoi ultimi video stanno andando molto bene, perché ha capito cosa il pubblico voleva e stava cercando, e ha cercato in tutti i modi di soddisfarlo. I video sono super informativi, senza editing folle o qualità da cinema, ma vanno diretti al punto. Non sono video di quel settore come magari vedete fare da Ascani di turno o compagnia cantante. Mi ha detto lui direttamente, quando abbiamo chiacchierato la prima volta con la prima consulenza, di essersi affidato a me per come editavo i video, come montavo, come parlavo in camera. Mi ha detto inoltre di aver preso una licenza pro per un software di editing e pack grafici, robe da comunque centinaia di euro, perché comunque non costano poco queste cose. In cui gli ho detto, guarda Catalin, non serve fare editing pazzesco per il tuo progetto, soprattutto in questa fase iniziale del tuo canale, oltre 1000 iscritti. Dobbiamo ottimizzare le descrizioni in modo che la gente sa come arrivare a te. Miglioriamo l'impatto estetico, rinfreschiamo un po' la tua immagine a livello proprio di branding estetico e vedrai che cambia tutto. L'editing arriverà dopo. Ieri mi ha mandato questo vocale. Ho preso troppe consulenze in questo periodo, quindi veramente sono infognato. Infatti non riesco neanche a registrare settimane, perché tutti i miei giorni tra virgolette liberi, o comunque che avevo impostato per dedicare a YouTube, li sto dedicando le varie consulenze. E ragazzi, sono euforico, gasatissimo per questa cosa, anche se questo rimanderà di 15 giorni le nostre chiamate. Però è un segnale super positivo che ti dà la carica per prendere quello che hai imparato e applicarlo nuovamente, quindi quello che ho detto prima. Quindi è saggezza applicata vera e propria questa cosa qua. Questo è semplicemente aumentare il tasso di apprendimento applicando cose che funzionano in barba ai pochi iscritti o in barba all'editing che non mi piace, come nel caso di Catalin, nel nostro esempio. Se il video vi sta cominciando a gasare,
vi sta dando un po' di voglia di fare, vi chiedo un favore, lasciatemi un bel like qua sotto, perché capisco che c'è voglia e più necessità di questi video, e lasciatemi un commento, fatemi sapere in che fase della vostra carriera siete su YouTube. Ma andiamo avanti. Se tutto questo non succede, si arriva ad un punto dove si può prevedere abbastanza chiaramente il fallimento di un canale. Si arriva a quel punto dove cominciamo a non preoccuparci abbastanza e tutto diventa sufficiente. E ci può stare per molti. Ad un certo punto la priorità cambia, ci porta a mollare. Non sto dicendo che questa cosa è negativa, è un fallimento, quindi una tristezza. No, anzi, è una cosa legittima, giustissima. Questo capita tipicamente in tre casi. Il motivo A solitamente è che i risultati non arrivano, non chiediamo aiuto a nessuno, non abbiamo nessuno con cui interfacciarci e molliamo tutto perché non abbiamo niente. Abbiamo provato tutto, non ce n'è. Però non vale abbastanza quello che facciamo. Motivazione B è il tempo che investiamo per YouTube è troppo e realizziamo che è diventato un investimento vero e proprio. E ci potrebbe essere qualcos'altro che possiamo fare, investire il nostro tempo diversamente e potrebbe dare più frutti o più gioia alla nostra vita. Motivo C è l'abbiamo fatto per i soldi e la fama solamente e cerchiamo successo rapido, il video virale. Questo non arriva e molliamo. La cosa chiave qua è definire cosa significa abbastanza per noi. Ho visto canali che hanno tirato avanti per anni, decenni addirittura, fin tanto che poi è arrivato quel punto di rottura dove il sufficiente non era più abbastanza e hanno buttato tutto all'aria. Quindi se ti trovi in una posizione in cui senti di dover continuamente raschiare il fondo del barile, dove devi continuare a far video senza scopo per trovare una motivazione per andare avanti, è perché uno di questi fattori che ho spiegato prima in questo video non sta partendo, non viene applicato. Quindi se ti trovi in una posizione dove senti di dover continuamente raschiare il fondo del barile, dove devi continuare a far video perché sì, perché arriverà quel video virale prima o poi, è perché sei in una situazione dove i fattori, le cose che ho detto prima, non vengono applicate abbastanza rapidamente per la pazienza che hai come content creator. Oppure semplicemente perché hai realizzato che c'è qualcos'altro che vuoi fare e quella cosa non ti dà più gioia. E voglio incoraggiarti a farti sapere che da creator a creator, proprio da Luca a te che stai guardando questo video, non c'è bisogno di mettere quel tipo di pressione su noi stessi se sentiamo di dover far qualcos'altro, perché quel qualcos'altro è più importante. Va bene così. Ma se invece questo è il posto dove vuoi stare, YouTube, cazzo, è il sogno che vuoi coltivare davvero, allora prendi alcuni di questi fattori di cui ho discusso in questo video, esaminali attentamente e vedi come applicarli al tuo tempo. Ecco due video altrettanto importanti qua sopra per darvi la carica e aumentare questo tasso di apprendimento. Se volete entrare in contatto con me, parlarne o cercare di ottimizzare il vostro canale, il primo link in descrizione vi porterà direttamente al mio sito internet. Ci vediamo alla prossima.